So già che questo video sarà lunghissimo, quindi mettetevi comodi, preparatevi una tazza di tè, qualsiasi cosa, vi do il tempo della mia sigla per procurarvi tutto il necessario per sopravvivere a questo video. Eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Siamo giunti alla fine di questo anno e io ho deciso di racchiudere un po' in questo video tutti i miei preferiti e tutti i prodotti bocciati, quelli più clamorosi, insomma, sia in senso positivo che in senso negativo di questo 2018, per salutarlo e per sperare che nel 2019 ci saranno prodotti dello stesso livello ma anche superiore. Quindi cominciamo subito, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciatemi un bel like se vi è piaciuto questo video e andatemi a seguire su Instagram, trovate sempre tutto qua sotto e se riesco vi lascio anche tutti i link dei prodotti menzionati, ovviamente quelli preferiti del 2018. Allora partiamo subito velocissimamente anche perché ho poco tempo e questo video durerà un sacco di minuti. Allora cominciamo, da cosa cominciamo? Da cosa cominciamo? Cominciamo dal beauty, dai, che è la parte un po' più velocetta. Allora, per quanto riguarda il beauty, partiamo dalla skincare. Uno dei miei prodotti preferiti per la skincare di questo anno è stata questa scoperta, cioè il prodotto Lavera, che è il gel detergente viso per pelli sensibili che io utilizzo in abbinato al Chromo System di Collistar, quindi la spazzolina rotante che ho dimenticato di portarmi su per girare il video. Comunque già la conoscete e quindi questo è il primo prodotto preferito del 2018. Poi, sempre per quanto riguarda la skincare, come prodotto preferito del 2018 vi metto la Clinique per quanto riguarda le creme ed è la Clinique Moisture Surge. È una crema davvero buonissima, molto idratante, che mi è venuta davvero incontro e in aiuto quando ho avuto un problema di pelle, uno sfogo dovuto a un prodotto che ho inserito nei bocciati e che vedrete più tardi. Quindi anche questa è una crema stra super consigliata. Per quanto riguarda invece lo struccaggio, mi sento di segnalarvi questo prodotto qua struccante della Botanica ed è uno struccante bifasico per il viso, è un prodotto biologico, strucca anche il make-up waterproof, strucca benissimo, non va a seccare troppo la pelle del contorno occhi. Questo lo trovate all'MD, costa pochissimo e mi sento davvero di consigliarvelo perché è un prodotto che ho acquistato tantissime volte nel 2018. Sempre per quanto riguarda la cura della pelle, del viso, in particolare delle labbra, mi sento di consigliarvi tantissimo questo qua che è il Lip Balm, che è un EOS, ed è questo nella fragranza, mi sembra marshmallow, comunque poco male perché va davvero a idratare benissimo la pelle, ed è le labbra, scusate, è quello fatto così a ovetto e io l'ho acquistato a Praga, ma ho visto che si trovano anche all'acqua e sapone, anche se costano circa 7-8 euro, però li valgono tutti davvero. Mi sono innamorata ultimamente di questa crema qua, la Sol de Janeiro Brazilian Boom Boom, della quale io ho anche l'acqua profumata, il profumino insomma, e in abbinato, cioè sono una cosa pazzesca, hanno un odore buonissimo di caramello e di pistacchio, un odore dolcissimo. Se vi piace questo odore vi consiglio davvero di andare ad annusarli da Sephora. Passiamo poi ai capelli, non posso non citarvi la linea uscita di Mulac, la Hair Lab, quindi la linea per capelli di Mulac, sia lo shampoo che la maschera. Sapete benissimo che mi sono piaciuti tanto perché detergono bene il capello, ma lo vanno benissimo a nutrire, a districare, tolgono l'effetto crespo dai capelli e insomma mi sento anche questi davvero tanto di consigliarvi, sono i miei prodotti preferiti per capelli. Insieme a questo, un altro prodotto preferito è stata la Fructis Hair Food Banana, quindi una bella maschera nutriente per i capelli. Questa davvero anche ha diversi utilizzi e va a nutrire bene i capelli, li va a districare, lascia questo odore buonissimo sui capelli, quindi anche questo è un prodotto stra preferito di questo 2018.
Un altro prodotto stra preferito del 2018 è questo olio qua per capelli di Diego Dalla Palma, e si capisce anche perché ne bastano due pompe e io sono qua a metà, ed è l'olio effetti speciali. Ora lo vedete un po' tutto untino perché lo uso, capelli illuminati e brillanti, e è un olio davvero fantastico che io utilizzo dopo aver asciugato i capelli, e mi piace davvero tanto perché lucida bene i capelli, li distica, li nutre e dona anche un bel effetto luminoso sui capelli, quindi anche questo un prodotto super preferito. Per quanto riguarda sempre la skincare e la cura del corpo, questo è l'ultimo prodotto che vi segnalo ed è il deodorante di Collistar. Ero alla ricerca di un deodorante delicato ma che facesse effetto ed avesse anche un buon odore, perché i deodoranti di solito non hanno un odore proprio fantastico. Questo di Collistar è in crema, ha un'efficacia davvero di 24 ore, ve lo posso assicurare, sarà il terzo o il quarto che ricompro quest'anno. Mi sento anche questo davvero tanto di consigliarvelo perché davvero è la svolta questo deodorante, quindi io lo acquisto da Tigotà. Ora possiamo passare alla categoria make-up. Ho suddiviso in categorie il make-up, e partiamo subito dalla preparazione della pelle per il make-up. Come primer viso vero e proprio non ne ho uno, ho solo provato un campioncino del Fenty Beauty primer che mi era piaciuto tanto, ma l'ho terminato, quindi l'ho cestinato e non ve ne posso parlare. Come primer, assolutamente uno dei miei preferiti è stato questo qua, il Becca Under Eye Anti-Fatigue Primer, ed è un primer, qui lo vedete azzurrino, ma assolutamente è incolora quando lo andate ad applicare. È un balsamo che si applica sul contorno occhi, va a levigare la zona, impedisce che il correttore vada all'interno delle pieghette e quindi fa durare anche di più il correttore. Questo si trova da Sephora. Poi, per quanto riguarda sempre la base del viso, diciamo, ho tre fondotinta assolutamente più che ho preferito in assoluto in questo anno, ed è il primo è il Fenty Beauty, il Pro Filter Foundation, e questo è un fondotinta davvero pazzesco, specialmente se avete la pelle mista, grassa, mi sento davvero tanto di consigliarvelo. È presente in tantissime colorazioni, dura tanto sul viso, non va nelle pieghe, non si lucida, e insomma ho adorato questo fondotinta. Sulla scia di questo di Fenty Beauty ho adorato anche il Tinte Ultra di Chanel. Questo fondotinta anche è buonissimo, ha un odore eccezionale, buonissimo, si stende in modo molto facile, si asciuga sul viso, dura davvero tanto, di questo ve ne ho anche parlato su Instagram nelle mie storie. E quindi anche questo mi sento di consigliarvelo. L'unica pecca è un fondotinta costoso, ma l'unica pecca è che non ci sono tante colorazioni e le colorazioni tendono un pochino al rosato. Per esempio la mia, se vi può interessare, è la numero 20, mentre del Fenty Beauty sono un 180. Poi un altro fondotinta che sto finendo, ma che mi è piaciuto davvero tantissimo, specialmente quando volevo una base veloce, leggera, ma allo stesso tempo anche coprente, è il NYX Total Control Drop Foundation, che io è uscito lo scorso anno, ma io l'ho scoperto nel 2018 perché anche questo l'ho acquistato a Praga, non avendo un NYX store vicino. Io sono nella tonalità numero 07 Natural, che è un pelino scura, ma sfumandola bene sul collo riesco ad utilizzarlo benissimo. Come vi dicevo, anche questo è un fondotinta molto leggero, stratificabile, dura bene sul viso, si lucida un po' nella zona T, ma con un po' di cipria, un buon primer, si va a controllare tutta la situazione. Di questo ce ne sono tantissime colorazioni, sicuramente troverete quella per voi. Sempre per la base del viso passiamo ai correttori, e ne ho amati tre alla follia. Il primo è il Nabla Close Up Concealer, è un correttore buonissimo, super coprente, ma allo stesso tempo leggero, che fa comunque sempre intravedere la texture della pelle, quindi non ha quell'effetto ingessato da mascherone. In estate, per esempio, utilizzavo solo questo sotto l'occhio al centro del mio viso, lo sfumavo bene e ho fatto la mia base del viso. Questo lo trovate sul sito di Nabla oppure nei rivenditori specializzati, ma in questo momento potete trovarlo anche da Sephora ed è acquistabile con lo sconto.
Un altro correttore che ho amato tantissimo è il Too Faced Born This Way Super Coverage Concealer, che questo pure ho amato tanto. Come vedete è un correttore stra gigante ed ha un packaging bellissimo. Anche questo ha un bel effetto sull'occhio, è molto coprente, forse un po' di più rispetto al Nabla. Vi ho fatto anche una comparazione tra i due correttori se vi può interessare. È sottile, non va a finire nelle pieghe. Di questo ce ne sono tante colorazioni, quindi anche questo è super consigliato. E l'ultimo scoperto dell'ultimo periodo dell'anno è l'Huda Beauty Overachiever Concealer, del quale ancora non vi ho fatto vedere nulla sul canale, ma farò una recensione dedicata. Per adesso vi dico che è il mio correttore preferito in assoluto, perché è super coprente. Anche di questo ce ne sono tantissime colorazioni. Ha questo applicatore qua in metallo a ferro da stiro, che va a decongestionare la zona del contorno occhi, perché appunto ha questo effetto freddo. Ne basta davvero poco per fare tutto l'occhio, piana la zona, non va nelle pieghette, dura tantissimo. Continuiamo con la base del viso, passiamo alle ciprie. Per le ciprie vi parlo delle mie due preferite. Quella in polvere d'ibra, in assoluto la mia preferita è la Close Up Translucent Powder di Nabla. Al suo interno ha tantissimi grammi di prodotto, 30 grammi di prodotto. Pialla bene la zona, va a settare bene il correttore, non lo manda nelle pieghe, ma soprattutto non va ad alterare il colore del correttore. Per quanto riguarda invece le ciprie compatte, la mia preferita di quest'anno è stata l'Indissolubile Compact Powder di Puro Bio. È una cipria davvero sottilissima che setta benissimo il viso e dà un effetto setoso. Quindi queste due stra super consigliate e preferite dell'anno. Per quanto riguarda i bronzer, invece, una scoperta del periodo pre-estivo, ma che ho utilizzato anche per tutta l'estate, ma che sto utilizzando anche adesso, è il Gold Waves Bronzer di Kiko nel colore 02 Mediterranea 10. E considerando che io lo utilizzo tutti i giorni, questo a 20 grammi di prodotto, ancora siamo messi così, insomma, non accenna a terminare, e di questa cosa sono anche contenta perché comunque è un bronzer che costa molto. Ha un effetto satinato, bronzatura, si sfuma bene sul viso ed ha un effetto proprio baciato dal sole, quindi anche questo mi sento di consigliarvelo. Se riuscite a trovarlo, prendetelo. Per quanto riguarda invece i blush, non ne ho uno preferito del 2018. Però assolutamente ho un preferito per quanto riguarda l'illuminante, ed è in assoluto questo piccolino qua di Fenty Beauty nella tonalità Hustla Baby, che si trova nel kit con il lucida labbra. Ed è questo qua nella colorazione dorata, che dire, ha un effetto luminoso bellissimo, non fa strato, non fa la crosta, si sfuma benissimo. Anche di questi ci sono anche quelli più grandi, in tante colorazioni, e mi sento davvero tanto di consigliarvelo. L'ho utilizzato tutta l'estate, ma riesco a utilizzarlo anche adesso. Per quanto riguarda invece la categoria occhi, come preferiti per le sopracciglia ho in assoluto il preferito tra tutte le matite e gel, è questo qua di Kiko, il Lasting Eyebrow Gel, il mio nella colorazione numero 05. È un gel per sopracciglia, voi lo applicate, si fissa lì, non si muove più finché non lo andate a struccare. Complice di questo, l'altro preferito per le sopracciglia è il Neve Cosmetics Brow Model, quindi il gel per sopracciglia che contiene al suo interno delle piccole fibre, quindi vi va a fissare bene il pelo del sopracciglio, ma va anche ad infoltire i peli delle sopracciglia, perché appunto al suo interno contiene queste fibre. Categoria occhi, passiamo alle palette. Ne ho diverse da farvi vedere perché quest'anno per le palette è stato un boom. Allora, la prima che vi mostro come esempio della sua categoria sono le piccoline di Huda Beauty. La Move Obsession è quella che ho utilizzato di più, infatti credo che si vede. È piccolina, quindi si può portare in viaggio e credo che la porterò con me a Parigi a Capodanno.
e ha queste tonalità rosate, si sfuma benissimo, i matte sono molto burrosi ma i metallizzati allo stesso modo sono molto pigmentati, anche questa l'ho acquistata a Praga a Capodanno scorso. Poi un'altra scoperta dell'ultimo periodo, ma che ho utilizzato tanto, è la Jingle All The Way Ho 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 Palette di Essence. Costa davvero pochissimo e ha tutte queste tonalità. Se mi seguite sapete, l'avete già vista diverse volte sul canale. E anche questa è stato un prodotto davvero fantastico perché Essence con questa uscita si è superato davvero con la qualità degli ombretti, sia per gli opachi che per i metallizzati e per i glitter. Poi non posso non citarvi la Poison Garden che da quando l'ho acquistata l'ho utilizzata praticamente sempre. Vi ho fatto anche tantissimi look su Instagram se li volete andare a vedere. Una volta aperta la palette è questa qua, i matte sono super scorrevoli sull'occhio, scusate, sono molto burrosi, si sfumano benissimo, ma i metallizzati sono davvero una cosa paurosa, nel senso che durano tantissimo e sono super pigmentati anche senza primer, quindi anche questo è un prodotto davvero eccezionale di quest'anno. Dopodiché abbiamo la palette di Laura Lee, anche questa una palette proprio da Basic Girl, quindi una ragazza che ama le tonalità nude. Ed è questa qua, ha tutte queste tonalità nude, sia fredde ma anche un pochettino rosate. Anche questa una palette stupenda, i matte sono super burrosi, super pigmentati, i metallizzati e i foiled sono davvero fantastici, hanno un payoff altissimo sull'occhio, sono strapigmentati. Questa la trovate da Beauty Bay, anche di questa vi ho fatto diversi look. E poi non posso non parlarvi delle palette di Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills è arrivata quest'anno in Italia e mi sono innamorata davvero tanto di queste palette. Non ve le faccio vedere aperte perché già le conoscerete, quindi anche questi dei matte super fantastici. Vi faccio vedere solamente la Soft Glam. Vedete, ha tutte queste tonalità calde, davvero fantastiche, al suo interno anche il pennello che è appena caduto. Ed è una palette che però necessita un po' di essere lavorata, quindi dovete essere un pochino esperti per questa palette. Due matite, per la versione high cost vi propongo, no vi propongo, la mia preferita in assoluto è la Marc Jacobs, questa qua, matita in gel, ed è quella più piccolina, automatica, super nera, dura tantissimo all'interno dell'occhio, ma abbiamo anche una buona rivale in ambito più low cost che è la Revlon, la creme gel nella colorazione caviar, anche questa super nera, sempre in gel, scrive benissimo sull'occhio, perfetta anche da utilizzare come base per gli smoky ma anche per andare a creare l'eyeliner. Per quanto riguarda l'eyeliner, il mio preferito di quest'anno è stato il Tattoo Liner di Kat Von D, che anch'io ho scoperto quest'anno. Super nero, ha un tratto abbastanza lucido e fine perché presenta delle setole, non è in feltro. Presenta questo beccuccio automatico che fa resistenza alla chiusura perché ogni volta che voi lo andate a chiudere il pennello si ricarica di nero. Per quanto riguarda i mascara, i miei preferiti sono stati il Bad Girl Bang che ho terminato ed ho cestinato, ma anche questo qua di Revlon che è il Volumizing, che ha questo scovolino qua a clessidra che va benissimo a pettinare tutte le ciglia, le va a volumizzare e soprattutto è molto nero ed è stratificabile. Concludiamo quest'anno con la categoria labbra, vi parlo delle mie tinte, dei miei rossetti liquidi preferiti di quest'anno, che sono state le Super Stay Matte Ink di Maybelline, che sono, si asciugano opache e durano tantissimo sulle labbra, insomma anche se mangiate. Poi mi sono piaciute davvero tanto le NYX Lingerie perché hanno dei colori abbastanza tenui, ma sono
sono, durano davvero tanto sulle labbra e si asciugano paghe, hanno dei colori fantastici. E poi i rossetti liquidi di Nabla, anche questi hanno un'alta, sono molto liquidi, hanno un'alta pigmentazione, si asciugano e durano anche questi tanto, ma soprattutto se li dovete ritoccare, insomma, si applicano bene, non fanno strato. Come ultimo prodotto, da non amante dei gloss, vi posso dire che ho utilizzato solo questo in estate ed è il Fenty Glow Gloss Bomb, ed è questo nella colorazione, quella prima che è uscita, quella più dorata, e questo è quello piccolino che si trova nel kit con l'illuminante che vi ho fatto vedere prima, e è davvero molto lucido, ha un odore buonissimo, presenta dei glitterini al suo interno, ha un applicatore gigante e sembra quasi un gioiellino, dura abbastanza sulle labbra ed ha anche un effetto idratante. Per quanto riguarda invece i bocciati, ne ho alcuni. Allora, dentro questa bustina, il primo bocciato dell'anno è il correttore sublime, questo qua di Puro Bio. Sapete, lo odio perché va tutto all'interno delle pieghe, lascia i segni della Beauty Blender e appena piangete va via praticamente. Altro correttore bocciato è questo qua di L'Oreal, il True Match o l'Accord Parfait. Contiene dell'alcol al suo interno che mi fa lacrimare l'occhio, non copre nulla praticamente, però entrambi devo finirli perché mi dispiace buttarli via. Altro correttore bocciato è questo qua di Essence, che è quello rosa, credo che nemmeno si trovi più, Wake Up Effect, ma se voi applicate questo l'acqua è uguale praticamente perché non ha nessun effetto. Poi per quanto riguarda altri bocciati abbiamo questa cipria HD di NYX, questa saprete già perché ve l'ho già bocciata, fa un flashback terribile, quindi non potete andare assolutamente a fare le foto se applicate questa cipria. Altro bocciato è il mascara, questo qua di Clinique, il mascara a impact, che non ha assolutamente nessun effetto sull'occhio, non va né ad incurvare né a scurire né a infoltire, non fa assolutamente niente e costa un sacco, quindi non lo acquistate assolutamente. Poi un altro bocciato clamoroso e che ancora ci sono rimasta male è il Rouge Allure Ink di Chanel, quindi i rossetti liquidi di Chanel, perché no, questo per esempio nel numero 156 non scrive per niente, non dura per niente sulle labbra, non si asciuga opaco, lascia stampi ovunque se ne va in giro per la bocca, quindi anche questo costa 28 euro ma non ne vale nessuno, quindi non li acquistate. Ultimo bocciato del 2018 è il Dumix di Mulac, quindi il Glow Face Oil, olio illuminante viso, non perché sia un cattivo olio, ma perché mi fa una reazione allergica, ho avuto una reazione allergica, uno sfogo tutto qua intorno e sono dovuta correre da dei ripari perché mi sono tanto spaventata e la causa era questa. E niente ragazzi, questi erano tutti i miei prodotti promossi e bocciati del 2018, i miei preferiti. Ora voglio sapere assolutamente nei commenti quali sono stati i vostri prodotti preferiti del 2018 e quali i vostri bocciati clamorosi. Mi raccomando, scrivetemeli qua sotto. Io vi ringrazio davvero tanto per aver guardato il video. Non so se questo sarà l'ultimo video dell'anno, comunque vi faccio gli auguri per il nuovo anno se non ci vediamo perché partirò, quindi i video torneranno da più o meno il 6-7 di gennaio. E quindi niente ragazzi, io vi ringrazio davvero tanto per aver guardato il video. Mi raccomando, iscrivetevi se non vi siete iscritti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!